essere qui. Oggi è un grande evento, un grandissimo evento, e noi siamo veramente orgogliosi e felici di avere con noi la scienziata Lucia Motano. Grazie. Intanto ringrazio il direttore del museo, il dottor Pernello Malacrino, che non è presente per motivo che è fuori distretto, però ci siamo già visti con la scienziata, quindi ringrazio per questa squisita ospitalità e per tutto quello che lui ha realizzato, che realizzerà in questo museo, che veramente ha dato luce alla città. Grazie, infinitamente grazie, ringrazio tutto il personale qui del museo. Ricordo di ringraziare il dottore Cesare Minniti, perché fa i servizi, questa è una cosa per noi molto importante, perché la diffusione, vero? Ringrazio. Devo il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, il MAC, il Centro Internazionale Scrittori della Calabria, con il patrocinio che ringrazio, con il patrocinio dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria, e ringrazio il magnifico rettore, il dottore, il professore Giuseppe Zimbalatti. E qui abbiamo il professore Daniele Cananzi, grazie professore, che porta il saluto del magnifico rettore, poi è il direttore responsabile del GS, della Facoltà di Giurisprudenza, Scienze Umane, Economia e Scienze Umane, che ringrazio. Ringrazio. E adesso passo subito il microfono. Passano subito. Sì. Sarò brevissimo per dire soltanto due cose. La prima, come università siamo molto contenti e abbiamo accordato il patrocinio immediatamente, perché siamo molto contenti dell'occasione di oggi pomeriggio. Siamo felici che la professoressa Motano tenga questo incontro, perché fa parte di quelle attività culturali di questa città che soprattutto negli ultimi anni stanno rianimando un dibattito pubblico importante. La presenza della professoressa Lucia Motano ci stimola a pensare a quante persone che nascono su questa terra vanno fuori e si affermano e sono preziose, preziosi ambasciatori della nostra intelligenza, della nostra terra fuori, e ci sollecita a pensare quanto è possibile replicare queste esperienze, non necessariamente dovendosi andare a formare fuori, potendo rimanere sul territorio, ma come dico ultimamente molto spesso, il nostro obiettivo non può essere, non deve essere quello di trattenere le persone sul territorio. Perché? Perché soprattutto il mondo della ricerca e la storia personale della professoressa Motano lo dimostra, è il partire per approfondire, per studiare, per dialogare, per formarsi, è connaturato alla ricerca scientifica stessa. L'importante è costruire sul territorio delle alternative, delle possibilità, qualcosa che possa consentire a chi non dovesse volere o poter andare fuori di fermarsi e avere tutto quello che deve avere qui da noi. L'occasione peraltro ci sollecita anche a pensare come il mondo della scienza sia un mondo affascinante. Ora, io sono tutto tranne che uno scienziato, diciamo, col camice bianco, o i fisici che godono di una fama che certamente mi inducono alla prudenza, perciò non sbilanciarmi troppo verso territori che non maneggio. Però certamente ci sollecita a approfondire, abbiamo così la possibilità anche in dialogo diretto con la professoressa Motano, una dimensione particolarmente stimolante e importante. La scienza è un ambito veramente notevole. Dunque,
benvenuta dalla professoressa Putano, anche da parte del rettore Zimbalatti, e buon lavoro a tutti noi. Io farò come al solito, mi capita il pendolare tra qui e un'altra manifestazione che abbiamo come università, però cercherò il più possibile di approfittare delle parole della professoressa Putano. Perciò la ringrazio di essere qui, ringrazio il CIS per queste bellissime serate che organizza, questi incontri importanti, e naturalmente tutti voi che siete qui presenti in questa sera. Grazie. Il libro che presentiamo, Una storia di successo, Lucia Votano, Una storia di successo, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare di Arezzo Editore, con orgoglio e gratitudine per l'alto contributo scientifico dato all'umanità. Grazie. Rosita ha detto che io devo fare subito le domande, che ho in testa, però non ce la faccio. Non ce la faccio per due motivi. Prima, perché sono emozionatissima, perché stare qui a questo tavolo e dover porre qualche domanda alla professoressa, alla scienziata Lucia Votano, mi pone complessi di inferiorità elevatissimi. E poi l'emozione, anche l'orgoglio e la riconoscenza di volermi sua amica. Allora, dottoressa Lucia Votano, una storia di successo, ma io aggiungerei una storia con tante domande, perché il libro è un libro aperto, è un libro intanto emozionante, perché lei intreccia la sua vicenda personale con un garbo e con una sensibilità elevatissima, intreccia questa sua vicenda personale di donna della Calabria, della nostra terra, dove si evince questo attaccamento alla calabresità, con 50 anni, io direi 50 anni di ricerca scientifica che ha visto il nostro paese all'apice di questa ricerca. E mentre leggevo il libro, Rosita mi ha detto che devo fare questo intervento due giorni fa, però il libro è talmente bello, è talmente scorrevole che si legge con piacere anche facilmente. Mentre leggevo il libro io ho pensato che questo libro era il naturale prolungamento del libro di Gamow, di quei 30 anni che sconvolsero la fisica. Quei 30 anni che sconvolsero la fisica, che qui sono riportati, e sono riportati con una delicatezza ed un richiamo fondamentale. E 30 anni che sconvolsero la fisica, 1900, trentenne, Planck ci butta davanti al quanto di luce, 1928, data riportata nel libro dalla professoressa, un'equazione bellissima, l'equazione di Dirac, un'equazione che esprime veramente la bellezza della scienza e tutto il resto. Non dirò io quello che questa equazione dal punto di vista scientifico esprime, ma io penso che è proprio da questa equazione che parte poi tutto il discorso del libro, perché questa equazione ha insita in sé il concetto di antimateria e di simmetria, e nel momento in cui questa simmetria per un accidente si rompe, voi fisici, quando dovete camminare su un terreno dove la simmetria vi viene a mancare, camminate sulle sabbie mobili. Ed allora la domanda è: quando questa simmetria si è rotta? E forse per fortuna, perché da questa rottura di simmetria siamo qui noi a parlare, perché da questa rottura di simmetria è venuta fuori la materia, e quindi noi. E quindi le domande che mi ponevo mentre leggevo questo bellissimo libro: dove è finita l'antimateria quando il Big Bang è scoppiato, supposto che ci sia stato? E l'antimateria è soggetta alla gravità come la materia? E poi ovviamente questa si porta anche dietro l'altra domanda, è quella che io qui ho preso gli appunti, quella sull'universo oscuro. Questo universo oscuro, perché noi materia, c'è scritto sul libro, siamo il 4,9% questa materia barionica che ci costituisce, il resto non si vede. Ed allora la professoressa nel suo libro dice che probabilmente potremmo avere delle risposte da un'analisi dettagliata della radiazione cosmica di fondo. La domanda è:
appunto questo. Mentre la professoressa scriveva il libro 2021, il 25 dicembre mandavano in orbita il James Telescope. Potremmo avere risposte da questo telescopio a queste domande che ancora sono rimaste in sospese e che mi auguro portino al Nobel qualche nostro regino, penso a Gianfranco Bertone, penso ai miei ragazzi che sono qua. Grazie. La nostra cara amica professoressa Misiano mi ha fatto, diciamo, ha detto che è una domanda, ma in realtà sono almeno 5-6 che... Lei ha detto così. Per cui mi toccherebbe ripercorrere tutta la storia della fisica degli ultimi decenni, a cui, diciamo, che io ho visto crescere, diciamo, quindi, e alcune domande fondamentali. Comunque colgo un aspetto importante delle domande di Angela. L'aspetto importante è che lei sostanzialmente tra le righe ha messo in luce come la ricerca scientifica sia un processo che non ha mai fine. Cioè, nei 100 anni, negli ultimi 100 anni, come lei ha detto, dagli anni 20-30 del secolo scorso, la fisica ha fatto dei progressi enormi che non si vedevano da parecchi secoli, diciamo. Soprattutto è nata la fisica moderna basata su due pilastri, come lei ha ricordato, della fisica quantistica e della relatività di Einstein. E guardate, è incredibile, anche scrivendo questo libro, diciamo, il tornare indietro nella memoria fa realizzare quanti progressi ci sono stati. Quali sono state, diciamo, se volete, poi si possono riassumere in due scoperte che per fortuna io ho avuto la fortuna di vederle. Una è la scoperta del bosone di Higgs, di cui avevamo parlato forse in qualche altra conferenza, e poi la scoperta delle onde gravitazionali, che, diciamo, rimarranno, come si dice banalmente, nei libri di storia. Adesso lei mi ha fatto tante domande, quindi faccio anche fatica a come rispondere, a rispondere in tempi brevi. Quindi, diciamo, la prima cosa è che negli anni 20-30 del secolo scorso, quindi neanche 100 anni fa, nascono questi due pilastri che sono la fisica quantistica e la relatività generale. La fisica quantistica si applica, diciamo, parla del mondo delle particelle elementari, quindi un mondo assolutamente invisibile, infinitesimo, sono gli ultimi costituenti della materia che riusciamo a vedere, tra virgolette, non certamente con gli occhi, ma abbiamo dovuto costruire strumenti potentissimi come gli acceleratori di particelle. L'ultimo è il grande Large Hadron Collider al CERN di Ginevra, dove appunto è avvenuta la scoperta del bosone di Higgs. Perché è importante la scoperta del bosone di Higgs? Non perché l'hanno chiamata la particella di Dio, perché non ha nulla a che fare, è stata solo una cattiva traduzione che ha portato a chiamarla in questo modo. Perché, diciamo, quello che è successo soprattutto dal secondo dopoguerra in poi è che proprio grazie a questi acceleratori di particelle, che cosa è successo? Che oltre alle particelle, quelle che noi conoscevamo, l'elettrone, il protone, il neutrone, quella della fisica nucleare dei tempi di Fermi, se volete, e poi è arrivato il neutrino, eccetera, eccetera, si è creato un mondo, diciamo, decine e decine di nuove particelle, tutte che venivano scoperte man mano che questi acceleratori lavoravano, particelle che non sono stabili, che hanno una vita molto breve, che però esistevano, che avevano delle caratteristiche specifiche. Potremmo dire uno zoo di nuove particelle che venivano estratte dal vuoto quantistico a cui, diciamo, gli acceleratori di particelle che gli acceleratori di particelle andavano a stuzzicare, in un certo senso, diciamo così.
Bene, come di fronte a tanti gli elementi chimici, no? Alla varietà degli elementi chimici, alla chimica, cioè che ci sono tutti gli elementi, eccetera, eccetera, si è sentito il bisogno di inquadrarli in un unico schema, di dire ma come faccio a descriverli? Cosa hanno in comune, cosa hanno di diverso, quali sono, perché hanno delle proprietà chimiche così diverse le une dall'altra, eccetera, eccetera. E allora è nata la famosa tabella di Mendeleev che fa, mette un bell'ordine tutti per numero di come si chiama, di atomico, numero di nucleoni, di eccetera, eccetera. Bene, allora si è sentito il bisogno di dare di inquadrare questo zoo di nuove particelle. E per fare questo ci si è affidato a un principio di simmetria, di cui Angela ha parlato. La simmetria è importantissima in fisica perché una grande donna, mi piace ricordare che fosse una donna, una grande matematica, Edwin Noether, ha dimostrato, ha provato, diciamo, il legame che c'è tra la simmetria, che è un concetto matematico, se volete. Io sono, diciamo, una sfera, un pallone può essere ben fatto e perfettamente simmetrico, per esempio se intorno all'asse di rotazione o vari assi di rotazione, però lei ha detto che c'è un legame tra la matematica, che è la simmetria, e la fisica, cioè ogni qualvolta c'è una simmetria si conserva anche una quantità fisica. Vabbè, adesso è inutile approfondire. Bene, sfruttando questa simmetria, che si chiama simmetria di Gauge in questo caso, ma insomma adesso non è neanche il caso di entrare più di tanto, si è riusciti a trovare un bandolo in questa confusione di particelle elementari, riuscendo fra l'altro a descrivere con un'unica equazione matematica, che è lunga una quaresima, come si dice, perché piglia la pagina intera, però si riesce a inquadrare in questa unica formula, la lagrangiana, tre delle forze fondamentali che conosciamo, che sono la forza elettromagnetica, che già era stata unificata, diciamo, qualche tempo prima, con la forza debole, che è quella che fa brillare il sole, e la forza forte. Quindi abbiamo uno schema che ci dice, guardate, tutto ciò che conosciamo, la materia conosciuta, è fatta da alcuni mattoni fondamentali, che sono i quark, gli elettroni, i muoni, i neutrini, eccetera, eccetera. Tutto ciò che noi conosciamo, non solo sulla Terra, ma sull'universo, può essere ricondotto a questi mattoni fondamentali. Naturalmente c'è molto di più, nel senso che questi mattoni non sono come i mattoni di un muro, non sono statici, diciamo, sono campi quantistici, ogni particella è un campo quantistico. E ogni particella interagisce con l'altra scambiando altre particelle. Questa è proprio una proprietà dei campi quantistici. Bene, si è trovato il bandolo, il nesso, attraverso questo principio di simmetria. Però, se volete, questa formula matematica che è riuscita in questo miracolo di inquadrare questo zoo di nuove particelle, a noi non ci soddisfa pienamente. Perché non ci soddisfa pienamente? Perché non è bella come l'equazione di Dirac. Sembrerà strana che parliamo di bellezza. Perché? Perché questo quello che si chiama il modello standard delle particelle elementari prevedeva che tutte le particelle si muovessero alla velocità della luce, quindi avessero massa zero. Allora, siccome così non è nel mondo reale, i tre famosi Braut, Englert e Higgs si sono inventati questo meccanismo, questo nuovo campo di forze, il campo di Higgs, che è nato all'appena 10 alla meno 11 secondi dopo il Big Bang, quindi 0,00000 secondi dopo il Big Bang, che è come ha cristallizzato l'universo con questa nuova forza, per cui le particelle che prima si muovevano libere hanno, chi più chi meno, rallentato in questo campo, acquistando questo rallentare, vuol dire trasformare l'energia in massa, e così è nata la massa.
Innanzitutto ha un suo fascino, perché quando lei parla delle due particelle che emergono dal nulla, io ho ripiegato la pagina e mi sono messo a pensare. Perché era fatto apposta. È fatto per quello, perché l'emersione dal nulla è un momento che ti fa riflettere, anche perché il pensiero del nulla non è facile. Tanto che, ecco, non dico l'ignorante perché è una brutta espressione, ma il primitivo della materia si chiede: ma il nulla è provato scientificamente, mi pare che c'è una particella che sia nulla quando si incontra con un altro. Sì, quello è di, si annullano, sì, ma quel nulla lì è un po' diverso. È un po' diverso. Perché resta per il profano, ecco, per il profano che si sente un socratino sopravvissuto che non ama scrivere e ama parlare e ascoltare, proprio come faceva Socrate, che lasciava la fatica di scrivere la lasciava a Platone, che scriveva di tutto, ha scritto tutto su Socrate. Socrate da buon meridionale parlava, era un uomo meraviglioso che ha fondato la nostra civiltà. Ora, che cosa mi ha sorpreso del suo libro? Che utilizzando il metodo scientifico, e questo invito gli amici docenti di filosofia, Romeo, professore Cordino, usando il metodo scientifico, la professoressa è entrata nelle scienze umane e le ha analizzato determinati fatti di cui dirò con il metodo scientifico, giungendo a risultati brillantissimi. Perché che cosa ha fatto? Proprio lo trovate nelle prime pagine del libro, dove dà grande attenzione alla demografia e all'economia, permettendo al lettore, nel giro di poche pagine, di avere una visione del mondo moderno e delle problematiche del mondo moderno sorprendente, perché è completa, e la devo ringraziare perché fornisce uno schema fondamentale, quasi un'equazione fondamentale, cioè il problema è l'infertilità, e riesce in poche parole a spiegarti come la famosa curva di Gauss, la piramide, no? È alterata un poco, che spiega lo schema della popolazione, molti giovanissimi sotto, e poi piano piano si va a finire man mano che aumenta l'età le classi di popolazione diminuiscono, costituiscono una piramide. Bene, la professoressa vi spiega in poche parole come negli ultimi tempi, se non negli ultimi giorni, la piramide di Gauss, chiamiamola la curva di Gauss, diciamo la piramide perché così ci si capisce meglio, si sia rovesciata e la punta se ne va verso il basso. Perché la fertilità, la crisi della fertilità, creerà questo strano fenomeno che entro pochi anni, già oggi abbiamo solo 400.000 nati in Italia in fronte di un milione. Aspetta, fammi finire, perché la domanda arriva, come non arriva? Abbiamo questa situazione già critica. E questo nuovo meccanismo, che è un bicchiere di champagne praticamente in piedi, che è come una piramide rovesciata, potrebbe condurre l'umanità alla paralisi. E l'invito a penetrare fortemente in questo problema è fondamentale. Ma subito dopo ne affronto un altro e dice: ma la produttività, che cosa sta, si pone questo interrogativo, la produttività, che cosa sta succedendo? Bene, la risposta gliela posso dare, perché un recente studio americano ripreso da Cottarelli è bravo, dimostra una cosa che sorprenderà molti: la produttività non è aumentata, tende a diminuire. È spaventoso questo. Perché allora l'intelligenza artificiale, la cosa, dove ci sta
portando una diminuzione della produttività. Sta portando a una diminuzione della produttività, il che preannunzia una crisi senza precedenti, perché diminuisce la produttività, aumentano i prezzi, è proprio quello che stiamo vivendo. L'inselvatichimento dell'ambiente, avremo una forte diminuzione della popolazione entro questo secolo. E i cinghiali arriveranno a Piazza. Sono già arrivati a Piazza Italia, però ancora no, ma li avremo a Piazza Italia. Bene, la domanda è che in questo quadro di crisi generale dominata da un'inflazione ogni giorno più galoppante, una ragazza che esce dal liceo classico, è uscita lei tanti anni fa, che esce oggi dal liceo classico e si trova in un mondo dove gli affitti crescono ogni giorno, dove le parentele si sono, per effetto della demografia in crisi, si sono accorciate, perciò non ci sono più la zia, i cugini fuori, ormai si è tutto diradato. Una ragazza volesse fare lo stesso percorso che ha fatto lei, un percorso scientifico avanzato, partendo da Reggio Calabria, con l'Università di Messina davanti, con l'Università di Cosenza vicina e così Catania, una ragazza dello stretto, una liceale dello stretto, quale speranza ha di poter percorrere un sentiero scientifico validamente ed efficacemente? È un problema se si guarda a livello dell'Italia, naturalmente, perché se si guarda a livello mondiale potrebbe anche non essere un problema. Il problema qual è? Che non siamo, diciamo, l'Italia non è inserita in Europa, ma l'Europa non è uno Stato federato. Che vuol dire questo? Che la piramide che noi dobbiamo considerare riguarda l'economia solo italiana, e quindi è chiaro che per l'economia italiana avere pochi giovani è una cosa, cioè l'economia non si regge, perché quei pochi giovani devono mantenere una media di pensionati, se non altro per questo. Ma diciamo, a parte questo, io quello che dico nel libro è che non solo abbiamo pochi giovani, ma li trattiamo malissimo, e questa è la cosa ancora più grave, perché possiamo averne anche pochi, però se ce li curiamo, diciamo, potremmo anche in qualche maniera migliorare la situazione. E perché li trattiamo malissimo? Perché li formiamo poco e male. Perché li formiamo poco e male? Perché abbiamo in Italia il più basso numero di laureati in Europa, o quasi, siamo, forse solo la Grecia ci supera in negativo, diciamo. Se poi consideriamo il numero di laureati in materie tecnico-scientifiche, il numero è drammatico. Poi, lo sappiamo, abbiamo il più alto numero di abbandoni scolastici. Quando si fanno, non i test invalsi, i test, quelli cosiddetti PISA, OCSE, le competenze dei nostri giovani sono tra le più basse d'Europa. Questo non vuol dire che poi non ci siano eccellenze, che non ci siano nicchie di scuole che sicuramente competono anche a livello mondiale, ma io faccio sempre un discorso medio. Allora, in media l'Italia ha dei giovani mediamente più ignoranti rispetto al resto dell'Europa, soprattutto nelle materie tecnico-scientifiche. Quindi già partiamo male, perché? Perché diciamo, lei dice io sì sono riuscita, ho capito, però intanto perché sono riuscita? Ah, perché nella mia famiglia, ricordate che sono anche una donna, non è stato detto, ma questo ha il suo peso. E io l'ho detto pure di fronte quando allora era presidente del Consiglio Draghi, che diciamo, quali sono le... Perché io ce l'ho fatta? Perché? Ah, perché vengo da una famiglia in cui non c'erano stereotipi, non mi si diceva
tu devi lascia perdere di studiare, studi un po', poi ti sposi, fai figli, eccetera. No, era diciamo ovvio che io dovessi studiare, dovessi avere una professione, avere la mia indipendenza. La mia soddisfazione non è tanto, non solo l'indipendenza economica, ma la soddisfazione di manifestare i propri talenti in qualche professione. L'altra è stata la scuola, per certi versi in negativo, perché il nostro, come sanno le compagne che sono qui, il nostro professore di matematica e fisica, diciamo, veramente ci aveva insegnato molto poco, per cui sono dovuta andare a prendere lezioni alle soglie della maturità, il che mi ha aperto la mente, diciamo, verso la fisica, anche se, diciamo, un po' la passione per la ricerca mi era arrivata già in famiglia, diciamo, da mio padre. E l'altra cosa importante, perché, diciamo, io ho potuto fare questo mestiere, perché mio marito, il mio compagno, mi ha sempre sostenuto, come mi ha sostenuto la famiglia. Ma queste sono, che tutte queste tre circostanze si verifichino contemporaneamente, ovviamente la probabilità è bassa. Questo ci dice allora dov'è che bisogna agire. Bisogna agire negli stereotipi, soprattutto nei confronti delle donne. Ragazze, non è vero che siete meno portate per le materie scientifiche, sono solo stereotipi, non avete niente di meno, semmai avete qualcosa di più che riguarda il rapporto tra scienza e società. Bisogna sostenere la famiglia e questo è un compito del governo. Bisogna dare gli aiuti a chi fa figli, a avere le infrastrutture. Adesso stiamo sentendo che il piano asili del PNRR è stato tagliato. Io, scusate, la devo dire perché la dico, perché non faccio nomi, però ho conosciuto a una cena una signora che era stata chiamata, non dico nome, non dico da dove, non dico eccetera, ma insomma aveva avuto un alto incarico al ministero per seguire il programma del PNRR sull'asilo. Questa signora di fronte a me, che ha fatto la faccia che non posso immaginare quale fosse, disse: ma che li costruiamo a fare questi asili, tanto ci sono pochi bambini. Allora voi capite che un'Italia che mette a capo del PNRR, diciamo, che deve seguire questo piano, una persona che pensa che non serva fare gli asili, non rendendosi conto che la possibilità di sostenere le famiglie con bambini piccoli è una delle cose che permette alle giovani coppie di avere più voglia di fare figli e soprattutto consentire alle donne di diciamo, anche affermarsi dal punto di vista professionale, così non andiamo avanti. Quindi, diciamo, ci sono molte cose da migliorare e soprattutto c'è da migliorare la cultura scientifica in Italia, perché, diciamo, ormai, come dico sempre, ormai è una cosa che la ripeto, viviamo nella società della conoscenza. L'industria va avanti se è innovativa, e l'innovazione la produce solo la ricerca e la formazione dei giovani. Noi negli ultimi 20-30 anni abbiamo disinvestito proprio sulla scuola, la formazione e la ricerca. Quindi poi non ci stupiamo se siamo il fanalino di coda, appunto l'anello debole dell'Unione Europea, abbiamo pochi figli, abbiamo pochi laureati e per di più delle lauree, diciamo, meno in quelle lauree che sono quelle che danno in fondo più possibilità di trovare lavoro e soprattutto producono innovazione per l'industria, per i servizi, quindi un arricchimento del nostro paese. Bene. Tra l'altro, dicevo, Campanella, la filosofia era la mia materia preferita, infatti, lo dice anche nel libro. Allora, una delle mie domande sarà scontata, però poi la lascio per ultimo, in maniera molto sintetica. Da buon docente ho studiato perché questo è il carattere. Ho ritrovato, diciamo, diverse cose di carattere politico con la P maiuscola, anche in base ai riferimenti che ha fatto poco fa di Don Del Tusco, sì, proprio una,
diciamo, delle considerazioni sul carattere anche comunitario della ricerca scientifica, perché a mio avviso dà anche, con delle dimostrazioni che tu fornisci nel libro, i migliori risultati sono stati compiuti nel campo della scienza con questi grandi investimenti comunitari di ricerca scientifica, quindi il Gran Sasso, e tu ne hai spiegato bene il CERN, tu ne hai spiegato benissimo qui la formazione. Quindi quando in un passo del tuo libro che ho sottolineato, ci ho messo dici che la scienza è una parte essenziale del patrimonio della costituzione di un'identità comune europea, cerco di sintetizzare in questo modo, cogli uno dei tratti fondamentali, e soprattutto mi ha colpito molto il tuo approccio, perché ci tieni molto a rimarcare che la scienza non è la tecnica, non si riduce a tecnica, a tecnologia, e non è non ricade in una logica scientista, che è un'altra cosa, perché la scienza ha un fondamento filosofico molto importante. Alla fine l'origine è comune, io non distinguerei neanche, non so cosa ne pensi tu, su questo. Non era così nel passato. Esatto, alla fine si proviene tutti dalla metafisica, cioè da una ricerca cosmologica che già gli antichi greci avevano individuato come... Tu hai scritto anche nel libro, mi pare capire, teoria del tutto. Qui forse ti richiami al grande scienziato Hawking. E quindi c'è una ricerca comune, una ricerca di senso, cioè l'ipotesi di trovare un archè, le cause, i principi primi di tutte le cose, che sono ricerche di carattere cosmologico, metafisico. Quindi la radice comune è questa. Quindi le mie due domande sono queste, in sintesi. Quale contributo può dare la ricerca scientifica oggi a una costituzione di un'Europa che sia fondata più come società della conoscenza e non come società, come diciamo costituzione di unione economica europea? E l'altra domanda che ti volevo fare è una domanda più, diciamo, di carattere personale, no? Se ti sei ispirata nelle tue visioni, perché ovviamente lo scienziato, il fisico teorico ha delle visioni, naturalmente parte da una visione di fondo, se ti sei ispirata anche a qualche corrente particolare del pensiero filosofico, se ti è piaciuto studiare e approfondire in particolare qualche filosofo del Novecento, e quello che ritieni anche più vicino a te nella costituzione di un'idea di fondo, di un'ipotesi di fondo sull'universo. La seconda domanda dicendo non sono preparata, mi merito un 4 in questo momento in filosofia, no, adesso a parte gli scherzi. Diciamo, è chiaro che filosofia e scienza hanno radici comuni, la domanda è di che cosa siamo fatti, che cosa è fatto l'universo, quindi da lì siamo partiti. Quando è che, diciamo, scienza di fatti, come dico sempre, Galileo Galilei e tutti i grandi pensatori che hanno prodotto quel meraviglioso periodo della storia che si chiama la rivoluzione scientifica del Seicento, non erano solo scienziati, ma erano filosofi, erano pensatori, ma anche ovviamente scienziati. Galileo è un po' l'archetipo di tutto questo. Non vorrei deluderti, io non sono un fisico teorico, quindi i fisici sperimentali come noi siamo, diciamo, tranne alcuni menti veramente visionari che però compaiono molto raramente, seguono, diciamo, che cosa, cioè il processo logico è che cosa so. Quali domande ancora mi rimane da capire e che quale esperimento devo fare, quali sono le caratteristiche dell'esperimento che devo fare per rispondere a queste domande. Faccio un esempio sui neutrini, io sono decenni che studio i neutrini,
ho studiato prima il primo esperimento, cercava i neutrini dei collassi stellari, purtroppo il collasso non è arrivato e quindi non abbiamo misurato. Poi ho fatto questo esperimento sul fascio di neutrini dal CERN di Ginevra a Gran Sasso, quello ha avuto un bel risultato perché diciamo, abbiamo dimostrato che i neutrini che partivano dal CERN di Ginevra, che erano tutti di un dato tipo, diciamo, tra le decine di migliaia che arrivavano a Gran Sasso, ne abbiamo trovato 10 che avevano cambiato di tipo. Ecco perché giustamente Rosita ha detto la dimostrazione di questo fenomeno dell'oscillazione dei neutrini in maniera diretta, perché a differenza di tutti gli altri esperimenti noi abbiamo misurato quelli che erano cambiati, non quanti ne arrivavano di meno rispetto a quelli. Quindi la visione è sempre, adesso che cosa faccio? Sono in Cina ancora a studiare i neutrini, perché abbiamo scoperto le oscillazioni, hanno dimostrato che i neutrini hanno una massa, però non sappiamo nemmeno come sono ordinate. Questo ha delle implicazioni anche di natura cosmologica, quindi la scienza è sempre un processo che parte da quello che si sa, quali sono le cose che ancora non sappiamo e andiamo avanti. Ora, appunto, adesso io non credo che si possa dire che il fisico si ispira nel suo lavoro a un indirizzo filosofico, è vero semmai il contrario, cioè nel senso che una volta che la scienza stabilisce alcune cose, poi interviene la filosofia della scienza ad aiutarti a fare le domande nel modo giusto, al di là di quello che sono i risultati sperimentali, e a porre altre domande. La cosa tipica è proprio la fisica quantistica, se ci pensi, perché la fisica quantistica ha rivoluzionato il nostro modo di vedere. La fisica non è più deterministica, è probabilistica, con la fisica quantistica. Allora, questa onda che rappresenta l'elettrone, ma è un'onda vera o è il cervello umano che, vede la realtà in questo modo? E la realtà esiste veramente al di fuori del nostro cervello? Allora, queste sono domande da filosofia della scienza. Quindi, più che farsi aspirare a monte da alcune visioni filosofiche, sono i risultati di quello che dimostriamo sperimentalmente che poi rimandano a domande anche di filosofi. Infatti molti dei scienziati moderni si sono avventurati anche nel campo della filosofia della scienza. Quindi questo è sicuramente, però l'altra domanda è stata la costituzione della... dell'Unione. Dell'Unione Europea. Il contributo che può dare. Se un modello, quello che ti viene a chiedere, e se non può essere veramente un modello di riferimento questo carattere cooperativo. Sì, assolutamente. E dovrebbe essere così. E io l'ho detto anche in ambito europeo, che considero il più grave errore del PNRR di non aver obbligato le singole nazioni che prendono i soldi del PNRR doveva imporre l'Europa che ogni singola nazione, il primo obiettivo doveva essere l'investimento in ricerca e sviluppo deve raggiungere il 2%, certo ogni nazione, in Germania e Svezia questo 2% l'hanno superato da tanto tempo, noi in Italia siamo sotto abbondantemente. Perché? Proprio perché è solo la ricerca, l'innovazione, la formazione che sono i motori dello sviluppo non solo culturale ma economico e sociale di una nazione. La nascita del CERN è stato l'evento della comunità europea che ha avuto più successo, se ci pensate. Perché? Perché ha radunato gli scienziati che uscivano dalla guerra e li ha messi a lavorare insieme e adesso mette insieme scienziati di tutto il mondo.
ci sono i russi, ci sono gli ucraini, ci sono i palestinesi, ci sono gli ebrei, eccetera. Quindi questo allungherebbe il discorso anche alla scienza come strumento di pace, diciamo. E quindi, diciamo, io dico che quando si nominano i padri fondatori dell'Unione Europea, tra, lo dico nel libro, andrebbero inseriti anche Edoardo Amaldi, Dottri, eccetera, tutti quelli che hanno avuto l'idea del laboratorio del CERN, perché hanno creato una Unione Europea che fu tutto sommato forse quella, l'aspetto più di successo. Ora, perché non c'è? Perché questo ha riguardato la fisica, ma solo la fisica e solo la fisica delle particelle, non ha riguardato la ricerca. E ancora oggi, secondo me, i piani europei della ricerca, soprattutto negli ultimi anni, hanno preso una deriva che a me non piace, che è quella di favorire solo la ricerca, maggiormente la ricerca applicata, mentre secondo me le più grandi innovazioni vengono invece dalla ricerca di base, cioè la ricerca applicata va benissimo, industriale, tutto quello che vuoi, però diciamo alla base di tutto ci deve essere il salto di conoscenza, il salto di conoscenza con la ricerca a base. Pensiamo alla fisica quantistica, 100 anni fa i padri della fisica quantistica, se gli avessero chiesto a che serve, avrebbero detto, boh, non lo sappiamo. Adesso, siamo, dopo 100 anni, siamo arrivati alla rivoluzione quantistica, computer, tecnologie quantistiche, sono uno dei campi di maggiore innovazione e progresso. Quindi non solo dobbiamo rendere merito anche ai fisici che hanno creato l'Unione Europea, ma dovremmo, diciamo, allargare questo spirito che è stato, diciamo, il CERN di Ginevra a molti altri campi della ricerca. Finisco dicendo che consiglio a tutti quanti la consultazione, perché non è che si possono leggere, perché sono 5 volumi, lo dico sempre, i libri di Pietro Greco, un grande intellettuale italiano poco noto, che avrebbe meritato di essere noto molto di più, che ha scritto 5 libri fondamentali che sono l'Europa e la scienza, in cui lui, a partire dall'antichità, ma soprattutto dal Medioevo in poi, mette in rilievo, perché non sono libri, guardate, di storia della scienza, sono libri di storia dell'Europa, in cui mette nel giusto rilievo proprio questo valore fondamentale che ha avuto la scienza, non la tecnologia, la scienza, nel creare l'identità europea, che nonostante le grandi divisioni, i nazionalismi, eccetera, esiste, perché noi, l'Europa, il pensiero europeo è diverso dal pensiero americano o dal pensiero asiatico, eccetera. Quindi un'identità europea, nonostante tutto, esiste, e la scienza è stato il collante dell'Europa. 2 scienziati hanno confermato l'esistenza del neutrino. Esiste, quindi esistono i fantasmi. È lapidario. Sei contenta adesso? No, una domanda più breve di questa. Naturalmente i fantasmi non esistono, diciamo il fantasma è un modo per dire che i neutrini, come fantasmi nei film, attraversano porte, finestre, muri, eccetera, senza essere, no, diciamo, di aprire, e il neutrino, grazie a una proprietà fisica molto concreta, il fatto che, come noi diciamo, interagisce poco, cioè non viene fermata dai nuclei delle sostanze che incontra, o meglio, lo viene, ma con una probabilità molto bassa, quindi attraversa altro che porte e finestre, attraversa tutto l'universo, e quindi diciamo ci porta delle informazioni dall'universo, perché se viene da miliardi di anni luce, quindi diciamo può portare delle informazioni del lontano universo che altrimenti sarebbero diciamo, di fatti il neutrino tra le particelle elementari, sarò io di parte perché sono molti decenni che li studio, ma sicuramente sono tra le particelle più interessanti e più intriganti. Ho già detto appunto, sono fantasmi, forse sono responsabili della scomparsa dell'antimateria, quindi hanno tutta una serie di caratteristiche che li rendono estremamente interessanti. Ecco perché migliaia di persone in tutto il mondo lo studiano,
ma anche sotto aspetti molto diversi, diciamo, e soprattutto studiano anche che il neutrino ha tante sorgenti, viene dal sole, viene dalla terra, facciamo i fasci artificiali, ad esempio il nostro esperimento in Cina usa dei antineutrini artificiali, che sono quelli che nelle centrali nucleari, quelle per la produzione di energia, emettono antineutrini, quindi il nostro esperimento sta in un raggio di 50 km di grossi complessi di centrali nucleari nel sud della Cina, perché la Cina sta investendo molto nell'energia civile nucleare. Pertinente fare una domanda sull'estetica. Sull'estetica. Ora, ai primi del Novecento, i linguaggi formalizzati, sia quello della fisica, sia quello dell'estetica, della storia dell'arte, della letteratura e chi ne ha più ne metta, hanno avuto una rivoluzione, e l'ha accennato anche la prof. Emsiano. Cioè si passa dalla simmetria alla asimmetria. Cioè gli elementi asimmetrici, sto pensando per esempio alla storia dell'arte, dall'arte figurativa all'astrazione, alle avanguardie, cioè tutto quello che era la bellezza, che era la forma, la simmetria, pensiamo, ora lei citava Galileo, ma tutto il Romanesco, il Rinascimento, cioè tutto il pensiero filosofico, estetico, scientifico si basava sull'idea di simmetria. Ora, cioè, il Novecento apre a linguaggi asimmetrici. Sto pensando nella storia dell'arte, c'è il puntillismo, il neopositivismo, quanto influisce sulla scienza. E anche nella letteratura non c'è più la... Ecco, io quando arrivai a Firenze, la Bigongiari, per 6 mesi parlò della fisica quantistica e del libro di Kuhn, sulle rivoluzioni scientifiche. Che supponevo che avevo sbagliato facoltà. La domanda è questa: quanto le rivoluzioni scientifiche, mi rifaccio proprio al libro di Kuhn, abbiano avuto una ricaduta fisica poi su tutti i linguaggi formalizzati? Bene, bella domanda, mi consente di dire qualcosa su quello che è un'altra cosa a cui io sono molto appassionata, che cerco di quando parlo soprattutto ai ragazzi, che è quello dell'unità della cultura. Cito sempre un altro episodio, forse qualcuno di voi se ascolta la radio all'ora di pranzo, Radio 3. Sì, ci sono i matti della lirica. No, no, non i matti della lirica, c'erano un'altra trasmissione che si chiama Suona Luna, L'Apostrofo 1, e c'è stato un bellissimo ciclo dedicato proprio alla rivoluzione musicale dell'inizio del secolo scorso. È stato un periodo di grande rivoluzione, e giustamente questi qua facevano il parallelo con la letteratura, con l'arte, giustamente dicevano il pensiero, come lei ha detto, è successo qualcosa nel pensiero umano. E diciamo, con mio grande dispiacere, non gli è venuto neanche minimamente in testa di dire che negli stessi anni la fisica aveva la più grande rivoluzione, appunto ha detto Angela all'inizio, nella fisica quantistica e nella relatività generale. Ora, chi ha influenzato chi? Questo è difficile dirlo. Io credo che, siccome il cervello è uno, la storia che viviamo è una, diciamo, chiaramente ci sono dei periodi della storia in cui il pensiero ha dei salti, una evoluzione, diciamo, e quell'evoluzione ha portato nell'arte, nella letteratura, nella fisica, a cambiare completamente punto di vista, che poi quello è. E questo è anche, diciamo, di questo bisognerebbe parlare di più a scuola, non solo di quel periodo.
perché diciamo la scienza va contestualizzata nella storia, non tanto per raccontare la storia della scienza, che può essere anche noiosa per certi versi, quanto per mettere proprio in evidenza i legami tra lo spirito del tempo di un certo periodo storico che si manifesta in tutte le manifestazioni dell'intelletto umano, da quello artistico, letterario, musicale, scientifico e così via. Questo sarebbe un lavoro che a scuola andrebbe, so che molti lo fanno per carità, però andrebbe fatto di più. Mi è fatto piacere che ricordare questa, e allora,